Siamo a Ferragosto, secondo una recente statistica gli italiani andranno prevalentemente al mare durante questa giornata. Lei come pensa di passare Ferragosto? Qui in città oppure andrà, si sposterà? Beh, io lo passerò nella nostra valle, Valle Stafore, e quindi anche perché sono uno che privilegia la montagna, no? Al contrario della moglie che privilegia il mare, no? E quindi quest'anno siamo un po', diciamo, non abbiamo la libertà di scegliere e quindi dovremmo muoverci alla giornata, e quindi la nostra giornata, come sempre, noi abbiamo una valle che è così bella, che è la Valle Stafore, e ne approfittiamo per rifugiarsi in questa giornata nella nostra valle. Infatti è un po' una scelta fatta anche per valorizzare il nostro territorio, no? Noi abbiamo un territorio molto bello, veramente, dove offre diverse opportunità. No? Solo che non sappiamo sfruttarlo come si dovrebbe essere sfruttato, e quindi molti altri territori che sono, non dico inferiori, ma sono alla pari del nostro, l'hanno sfruttato molto meglio e sono davanti a noi di diverse lunghezze. Ecco, noi forse, non so, perché non ci sono più, una volta avevamo forse, si parlava prima di partitocrazia, no? Avevamo dei politici della zona e della nostra realtà che effettivamente erano interessati e legati alla nostra zona. Oggi ne abbiamo forse perso, ne abbiamo perso qualcuno, no? Aspetta a noi, insomma, valorizzarlo e sfruttarlo. Noi, e soprattutto aspetta ai nostre imprese artigiane, ai nostri commercianti, riuscire a divulgare i nostri prodotti. O in famiglia o con gli amici, comunque al mare non credo. Pensi comunque di rimanere in città oppure ti sposterai lontano o in zona? No, in zona, perché al mare non vorrei fare delle ore di colonna, solo per una questione logistica. Sì, perché viaggiare a Ferragosto in effetti può essere sgradevole. Sì, no, per il traffico e sarà andata che al ritorno, e poi vabbè, ore e ore di macchina di colonna, anche se si va qui nella vicina Liguria, però insomma c'è comunque tendenzialmente con gli amici in famiglia, comunque nell'Oltrepò Pavese. Sognando, c'è un posto dove ti piacerebbe essere a Ferragosto? Il Ferragosto in città va bene? No, non va bene il Ferragosto in città, vabbè, isole tropicali, Caraibi, poi vabbè, sono solo sogni, certo, ecco. Certo. È il desiderio un po' di tutti. È il desiderio di tutti, staccare un attimo la spina dalla calura della città e del lavoro soprattutto. Allora, io siccome non avrò molto, molto tempo a disposizione per partire, penso che lo passerò in collina. In collina perché in questo periodo è un periodo che qui da noi fa molto caldo, quindi penso che mi sposterò in collina, sì.